demonio, ci vuole l'esorcismo. Devi uscire in nome di Gesù Nazareno, che ti ha schiacciato la testa col tuo sangue. Ti ha fatto morire. Ti ha fatto morire. E sono ancora qua. Vattene via, Satana. Oggetti che si materializzano nell'istante in cui escono dalla bocca. Ne sa una più del diavolo, è proprio il caso di dirlo, perché padre Gabriele Amort, protagonista di questa puntata di Adesso in Onda, è l'esorcista più celebre e importante al mondo. Anche se a vederlo così energico e grintoso alla veneranda età di 90 anni, verrebbe quasi da sospettare che ci abbia fatto un patto lui con Mefistofele. Questo paolino modenese, laureato in giurisprudenza, medaglia d'oro al valore militare per le azioni partigiane compiute appena ventenne nella Brigata Italia, amico di Giorgio La Pira e Giulio Andreotti e discepolo di Padre Pio e di Don Giacomo Alberione, ha scritto una decina di libri tradotti in 28 lingue e eseguito circa 70.000 esorcismi, anche se solo in un centinaio di casi, spiega lui stesso, si trattava di effettive possessioni diaboliche. E tutto questo in appena 25 anni, da quando, cioè, nel 1986 gli è stato affidato l'incarico di esorcista della diocesi di Roma. Padre Amort appunto è stato il protagonista, direi, della più importante intervista della storia di Adesso in Onda, di questi 10 anni e quasi 500 puntate di Adesso in Onda. Perché? Perché questa intervista, che è stata realizzata nel novembre del 2011 per l'edizione 2011 appunto del Festival Popoli e Religioni, tra l'altro appunto poi è stata anche pubblicata nel numero di Adesso che potete ancora trovare al Cenacolo San Marco, dedicato proprio alla edizione 2011 del Festival Popoli e Religioni. In quell'occasione avevamo un film in programmazione, Il Rito, di Michael Hallström, che in parte era proprio ispirato alla sua vita, interpretato tra gli altri da Anthony Hopkins e Maria Grazia Cucinotta. E così abbiamo pensato di realizzare un'intervista proprio a Padre Amort da proiettare nel corso di quella serata. E questa intervista, pubblicata appunto su Adesso e proiettata al Festival Popoli e Religioni, ha avuto un'eco veramente pazzesca, perché alcune posizioni che Padre Amort prende su alcuni argomenti come lo yoga e Harry Potter, come poi vedrete, hanno suscitato davvero molto clamore e anche polemiche. Quindi ci fu un comunicato stampa ufficiale dell'Associazione Italiana Yoga che rispondeva appunto a questa intervista, e addirittura Don Gallo fece una controintervista sul Fatto Quotidiano in cui rispondeva proprio all'intervista rilasciata a noi da Padre Amort su alcuni punti, diciamo, particolarmente controversi. Questa intervista poi è stata, dopo essere stata proiettata al festival, nella stessa versione, la versione ufficiale, diciamo, montata, che dura una ventina di minuti, è stata proiettata, è stata trasmessa anche all'interno di una delle puntate della prima stagione televisiva di Adesso in Onda nell'estate del 2012. Una puntata che, dobbiamo dire, a tutt'oggi è in assoluto la più vista su YouTube. Ha avuto qualcosa come oltre 6.000 visualizzazioni ed è appunto una puntata da record tra tutte quelle televisive di Adesso in Onda. E allora oggi, proprio per festeggiare la puntata 500 che sta ormai per arrivare e i 10 anni di Adesso in Onda, abbiamo deciso di proporvi per la prima volta in versione integrale appunto la versione televisiva di questa storica intervista a Padre Amort, che abbiamo realizzato con la collaborazione, approfitto per ringraziarvi, di Don Enzo Greco e di Eleonora Bonoli. E ovviamente poi io vi lascio e ci rivedremo la settimana prossima con Adesso in Onda. Io vi ricordo anche che tutte le puntate radiofoniche e televisive di Adesso in Onda, quindi comprese quelle che riguardano Padre Amort, questo argomento le potete rivedere e riascoltare sul sito www.reteblu.org. Padre Gabriele Amort.
cominciare il Padre, lo Spirito Santo, per Paolo, prega per noi che ricordiamo a te. Padre, Figlio, Spirito Santo, a te, ma ci sono qui servi finché vuoi, preferisci stare in piedi? Ma contento te, contenti tutti. Io la maniera per farmi sempre ubbidire. Fai quello che vuoi, mi ubbidiscono tutti. Dunque, se vuole che io mi metta la stola, mi metto la stola, se vuole così, meglio così. Va bene, come così, va? Se non, tanto non fate voi come volete. Via. Allora, io parlo rivolto qui o rivolto là? Io niente. Dove come devo vuole? Guardare? Dove vuole? Lei? Quanti può guardare? Infatti, lo metto così, così non c'ha dubbi. Ecco. Così. Allora, la domanda delle domande, proprio per cominciare, il diavolo chi è? Il diavolo è un puro spirito creato da Dio come angelo insieme a tutti gli angeli, è stato sottoposto a una prova perché Dio ha voluto le sue creature intelligenti, angeli e uomini, ha voluto che arrivassero alla felicità della visione beatifica di Dio per tutta l'eternità, ma con merito personale, con sforzo personale. Il Signore non ci vuole mai per forza. E anche gli angeli sono stati sottoposti a una prova che noi non conosciamo nei termini esatti. Sappiamo però che è stata una prova di umiltà e di ubbidienza. E Satana, che era il più splendente degli angeli, si è ribellato a Dio e ha convinto una grande schiera di angeli a seguirlo, a opporsi a Dio. Quindi c'è stato, anche se non ne conosciamo l'oggetto, un atto di superbia e di ribellione a Dio. Atto fatto con un'avvertenza e con una conoscenza così perfetta che noi non abbiamo, conforme alla natura angelica. Ecco che perché per loro non c'è stata remissione, no, è stato un atto di volontà veramente pensato in profondità, realizzato e da cui non si torna indietro. Una volta ho chiesto a un demonio, premetto che quando c'è la possessione vera e propria, diabolica, c'è dialogo tra l'esorcista e il demonio. Gli ho chiesto, siete tanti? E mi ha risposto, se fossimo visibili oscureremmo il sole. Quindi la quantità di angeli è enorme, di demoni è enorme. La quantità di angeli è senza dubbio molto superiore. Forse, però, metto un forse perché nella spiegazione della Sacra Scrittura dobbiamo accontentarci del testo e le spiegazioni metterle in seconda linea. Quando si parla che ha trascinato dietro di sé un terzo di angeli, ecco, si pensa, potrebbe essere un'ipotesi, che un terzo di angeli si sia ribellato a Dio e due terzi di angeli siano rimasti fedeli a Dio, capitanati da Michele, perché anche tra gli angeli c'è gerarchia. Ci sono quelli più forti e meno forti. Naturalmente, tra gli angeli rimasti fedeli a Dio, di cui il capo è San Michele Arcangelo, è un regno di amore, per cui si amano tra di loro, amano Dio, è un regno di amore. Tra i diavoli è un regno di odio, tra di loro si detestano, però chi è al di sotto ha paura di chi è al di sopra. Ad esempio, una volta stavo per liberare una persona da un demonio che non era neanche di quelli tanto forti. Perché non vai via? Io ho chiesto. Non posso andare via perché se vado via Satana mi punisce.
aveva il terrore di essere punito da Satana, quindi vuol dire che era un demonio inferiore. Quindi ci sono, non c'è un solo diavolo, ce ne sono tanti, di cui Satana è il sono capo. Tanti. Ma, ecco. E aggiungiamo anche subito qual è allora diventato il loro scopo di vita. Loro si sono ribellati a Dio con un senso di odio, di detestazione di Dio. Quindi il mio maestro di esorcisti, Padre Candido, diceva il vero loro nome è bestemmia. Bestemmia. Come facciamo però a sapere, a capire che tutto questo non è mitologia, ma è qualcosa che è presente nel nostro mondo e nella nostra vita? Ecco, ci arriviamo. Finisco solo quel filo del discorso. Per odio a Dio, come diceva il vecchio catechismo di San Pio X, per odio a Dio tentano l'uomo al male, ossia è diventato lo scopo della loro esistenza trascinare l'uomo nel peccato e portarlo all'inferno. Ora vengo alla sua domanda. Dobbiamo tener conto che esistono due fonti di conoscenza, una conoscenza naturale e una conoscenza soprannaturale. La conoscenza naturale è quella che noi raggiungiamo con la nostra ragione, con lo studio, con la conoscenza scientifica, e riguarda ciò che si vede, ciò che passa sotto i nostri sensi. C'è una conoscenza soprannaturale che dipende dalla rivelazione di Dio, ossia Dio ha parlato e le parole di Dio sono scritte nella Bibbia, nella Sacra Scrittura. Dio ha parlato, per di più poi Dio si è incarnato, ecco la centralità di Gesù Cristo, prima visto come persona storica, veramente vissuta, e la sua vita scritta nei Vangeli, è scritta da testimoni oculari, è scritta da contemporanei, e per cui non c'è da dubitarne, e anche scrittori pagani ne hanno subito sentito parlare e hanno scritto di lui. Ecco, su Gesù particolarmente, appunto, Tacito. Però Plinio. Neanche nel Vangelo, mentre Dio Padre è inequivocabile, come dire, potremmo anche pensare che quando si parla di diavolo Testamento, sì, nell'Antico Testamento Dio parlava per mezzo dei profeti. Poi ha parlato per mezzo di Gesù Cristo. Quindi le parole di Gesù Cristo sono tutte parole di Dio. Tutte parole di Dio. E allora tante verità, diciamo verità, ossia fatti esistenti, noi non li conosciamo attraverso la ragione. Anche se la ragione c'è d'aiuto, e lo dirò poi subito perché. Ma li conosciamo solo perché Dio che l'ha rivelato. Ad esempio, nessuno di noi ha visto il paradiso, l'inferno, il purgatorio. Nessuno di noi ha visto o vede angeli, demoni. Nessuno di noi ha visto Dio. Dio, lo dice anche San Giovanni nella sua prima lettera, Dio non l'ha mai visto nessuno. Però Gesù si è incarnato e ha detto chi vede me vede il Padre. Ossia vediamo come Dio si comporta nei panni umani, per dare l'esempio come dobbiamo comportarci noi. La vita di Gesù è un modello non solo per quello che ha detto, i suoi insegnamenti, ma anche per come lui è vissuto d'amore. È tutto un atto d'amore, ecco, la vita di Gesù Cristo. Vissuto d'amore Dio. È la sua grande legge che ha sconvolto il mondo, tanto che anche filosofi atei come Benedetto Croce, come Kant, eccetera, è la vera, l'unica rivoluzione del mondo, è quella di aver data la legge dell'amore. Tutti i figli di Dio, tutti i fratelli, vi dovete amare. Vi do un comandamento nuovo, amatevi come io vi ho amato. E da questo semplice principio voi vedete attraverso già questi 2000 anni che svolgimento immenso c'è stato, per esempio, via la schiavitù. C'è ancora una parte di schiavitù, non è ancora completata l'azione. C'è ancora certe zone del mondo in cui esiste la schiavitù.
la parificazione della donna. Ma guardate cos'è la donna nel mondo di Maometto, anche oggi. Cos'è la donna nel mondo, per esempio, Hindu, che muore il marito, viene arso sul rogo insieme alla moglie viva. È un oggetto, sì. È un oggetto, è una cosa. Anche il mondo di Maometto è un oggetto, è una cosa, non solo in questa vita, ma anche nella vita eterna. Non c'è il paradiso per le donne. Il paradiso è per gli uomini, che però vengono rallegrati da bellissime donne, in funzione sempre di essere lo zimbello dell'uomo. Guardate, con la legge dell'amore, che trasformazione! Io peraltro lo leggiamo anche già subito in quella stupenda lettera che San Paolo scrive, quindi andiamo già al primo secolo, quasi contemporaneo di Gesù Cristo. San Paolo scrive a Filemone: ecco, guarda, ti restituisco il tuo schiavo, uno schiavo che fuggiva, era reo di morte, devi riceverlo non più come schiavo, ma come fratello, lui l'aveva convertito, adesso è tuo fratello. Capite? Dire a un patrizio: questo tuo schiavo è tuo fratello, ma ce ne voleva? Si legge che un senatore aveva proposto in Senato di dare a tutti gli schiavi una piccola blusa bianca perché fossero subito distinguibili. Si sono tutti opposti dicendo: gli schiavi si accorgerebbero di essere immensamente più numerosi dei patrizi e quindi ci si rivolterebbero contro. Allora niente. Quindi il messaggio di Gesù è molto chiaro. Dio è amore, no? Dio è amore. Invece Dio non c'è il rischio che viceversa noi attribuiamo al diavolo quelle che sono debolezze dell'uomo? Io c'era un mio amico che da piccolo andava a spiare le bambine, quando era bambino spiava le bambine al bagno e diceva: il diavolo che me lo fa fare. Cioè, spesso nel corso dei secoli, anche oggi, si dà la colpa al diavolo delle nostre debolezze. Come si fa a riconoscere quando c'è la presenza del diavolo e quando invece noi chiamiamo diavolo, ecco, o scarichiamo su diavolo le responsabilità che non ci vogliamo assumere? Bisogna avere chiaro quali sono le cause per cui noi possiamo cadere nel peccato. Sono tre. La prima causa: noi abbiamo delle conseguenze dal peccato originale. Quello che, da un punto di vista dei teologi, viene chiamato concupiscenza. Ossia, noi abbiamo già innate dentro di noi tendenze buone, tendenze cattive, aspirazioni al bene e rischi del male, curiosità buone che tendono al sapere, curiosità cattive che tendono a fare il male. Un primo punto: dobbiamo tener conto che noi dobbiamo essere, e il Signore ce ne ha data la forza, padrone della nostra sensibilità, della nostra intelligenza, della nostra fantasia e delle azioni che compiamo. Secondo, il mondo presenta tante occasioni di bene e di male. Quando è uscito, per 26 anni sono andato da Padre Pio, quando è uscita la televisione, Padre Pio era furioso, e noi a dirgli: ma Padre Pio, è un'invenzione meravigliosa che può fare tanto del bene, e lui a dire: ma vedrete che uso se ne farà, vedete che uso se ne farà. Il mondo presenta occasioni di bene e occasioni di male. Guardiamo anche soltanto un ragazzo, un adulto, davanti a un apparecchio televisivo, può usare un programma buono e uno cattivo. Con internet, usarlo per il bene, usarlo per il male. Ecco, il mondo, le compagnie, il mondo presenta continuamente occasioni di bene e occasioni di male. E stanno a scegliere. Dio ci ha dato la libertà. Che cos'è la libertà? È la responsabilità delle nostre azioni, sapendo che io posso fare del male a me stesso e del bene a me stesso. Posso fare del male a me stesso, agli altri, e del bene agli altri. Posso usare carità, ma posso anche pagare un killer che vada a uccidere Attilio. Ah sì,
proprio lo pago. Dio non è tenuto ad impedirlo. Non è tenuto. Quando a è che però interviene il poi diavolo? Poi ricava quello che ricava. Romero è stato ucciso all'altare. Avete sentito ultimamente di questo attentato all'arcivescovo di Firenze? La pistola che ha fatto Cilecca. Lui ha sentito il tic della pistola che ha fatto Cilecca. Il Signore, quello vedo lì, è intervenuto lui. Comunque sia, il Signore non era tenuto ad impedirlo. Ma ecco, sparo però è stato il diavolo a suggerire questo atto? Terza oppure cosa, è stata una scelta? Ecco, andiamo piano. Prima causa, abbiamo già in noi delle ferite originali per cui possiamo fare il bene e il male, avere sentimenti buoni, cattivi, eccetera. Il mondo presenta tante occasioni di bene e di male. Poi c'è la voce del demonio. Ah, altro che se c'è, e sempre. E il demonio cosa fa? Naturalmente, nascosto, mai risulta. E la cosa che desidera di più il demonio è che non si creda alla sua esistenza. Che non si creda alla sua esistenza. E in genere coloro che fanno il male non credono all'esistenza del demonio. Però il demonio è colui che studia ognuno di noi e vede le tendenze buone e le tendenze cattive che abbiamo. San Pietro, lo leggiamo alla compieta di tutti i martedì, come leone ruggente ci gira intorno cercando chi divorare, o anche si gira intorno cercando in ognuno di noi il punto debole. Cerca di studiare in ognuno di noi qual è il punto debole. Poi suscita le occasioni nel mondo perché noi possiamo soddisfare il punto debole. E poi qui c'è la tattica del demonio, che è sempre uguale, come ha fatto con Adamo ed Eva. A Eva, perché non ne mangiate? Linguaggio simbolico, capite benissimo che non esiste l'albero del bene e del male, è un linguaggio, è una prova di obbedienza a cui Dio ha sottoposto i progenitori. Non ne mangiamo perché Dio ci ha detto che se ne mangeremo moriremo. No, non è vero che morirete oggi. Ma no, non è vero che è peccato. Sarete simili a Dio, imparerete il bene e il male. È un vantaggio, è un'esperienza, impari una cosa che non sapevi. Ossia il demonio è quella voce che si fa misconoscere la voce di Dio e quindi l'ubbidienza alle leggi di Dio. No, non è vero che morirete, non è vero che andate all'inferno, ma che questo lo dicano i preti, ci vadano loro, se lo sono inventati loro. Disconoscere la voce di Dio e far apparire, accondiscendere le nostre tendenze cattive e approfittare delle occasioni cattive che il mondo ci presenta, farle vedere come un'esperienza, come un vantaggio, come un guadagno. Ma ditemi voi, e certamente ve ne siete resi conto, se tutto il mondo corrotto d'Europa e non solo d'Europa ritiene che aver approvato il divorzio e aver approvato l'aborto sono una conquista della civiltà. Conquista della civiltà. Ma che un mancare a Dio? Ma che un commettere peccato mortali gravissimi? No, sono un guadagno, una conquista della civiltà. Questa è la mentalità suggerita dal demonio. Far apparire il male come un bene, come un guadagno, come un imparare qualcosa che non si sapeva. Come facciamo a capire quando è che stiamo ascoltando il diavolo e quando è che stiamo invece agendo per ignoranza, per superficialità? Il diavolo non si fa ascoltare. Per debolezza. Esatto, il diavolo approfitta dei nostri momenti di debolezza, dei nostri momenti magari di sonnolenza, dei nostri momenti in cui ci sentiamo proprio, approfitta di tutte le occasioni per spingere senza farci vedere, senza farci scorgere,
per spingersi al male. Quindi ogni azione negativa che noi compiamo volontariamente o involontariamente ha la sua radice il diavolo. Quindi sempre quando c'è un'azione cattiva c'è anche un impulso del demonio, però non dimentichiamo le altre due cause. Le altre due cause di cui il demonio approfitta, dalla nostra concupiscenza, ossia delle tare che abbiamo dalla colpa originale, e dalle occasioni che il mondo presenta. Altro che, voi guardate questo mondo di pornografia che c'è, per esempio, il sesto comandamento. Io dico sempre che il comandamento più violato oggi è il primo: io sono il Signore Dio tuo. Si vuole costruire una società senza Dio, basato sulla ragione e sulla scienza. E io dico, la scienza non è in grado di creare neanche una cicca. Mettiamo che un professore, abbiamo anche qui uno malato, poverello, di... Ma Gianni, come si chiama quella malattia tremenda che non si cura? Di Alzheimer. Mettiamo che uno scienziato, professore, eccetera, con sforzi, con studi, con prove, riesca a trovare una medicina che cura l'Alzheimer. Ha creato qualcosa? Niente. Dovrebbe ringraziare Dio che gli ha dato l'intelligenza per scoprire. Lo scienziato non crea mai niente, scopre cose create da Dio. Per scoprire che quei certi elementi creati da Dio, rispondendo a certe leggi create da Dio e che lui riesce a scoprire, vincono l'Alzheimer. Ma non crea niente. Cioè, l'energia elettrica, l'energia atomica esistevano anche ai tempi di Adamo ed Eva. Mica li ha creati l'uomo. L'uomo li ha scoperti. Dio ci ha dato l'intelligenza per scoprire le cose, per sviluppare, per il bene, non per buttare la bomba atomica su Hiroshima. Non ha dato l'energia atomica per questo. Il diavolo si insinua anche nelle superstizioni, nella magia? Oh, certamente! Il diavolo fa molto uso di tutti i canali di occultismo, approfittando di una debolezza che tutti abbiamo, che di per sé sarebbe una cosa buona, la curiosità. La curiosità di per sé è buona, se uno tende a sapere, a conoscere, a scoprire cose buone, è una cosa buona. Però se tende, per esempio, a voler parlare con i morti, a voler sapere il futuro, vorrei sapere se io troverò lavoro o no, se io mi sposerò o no, se quel giovane con cui sto è adatto ad essere mio marito, se è adatto ad essere mia moglie o no. E allora ci si rivolge magari a un mago, a un cartomante, a uno stregone, alle vie dell'occultismo. E lì si insinua il diavolo? Lì c'è il diavolo, queste persone sono legate a Satana. Poi ci sono le vere strade di Satana, le sedute spiritiche, le sette sataniche con il culto a Satana, le messe nere, eccetera. E tutte le altre vie di occultismo che portano, uno crede di imparare qualcosa. Dunque, aiutami a capire il nome di quel libro che porta la magia, Potter. Harry Potter. Harry Potter. Uno crede, un libro per ragazzi è buono, lo vendevano anche in librerie cattoliche certe volte, se non venivano avvertiti. Porta la magia, porta la magia. Quindi yoga. È un libro demoniaco in qualche uno modo. Uno faccia yoga a scopo distensivo, oh, che bello. Porta l'induismo. Tutte le religioni orientali sono basate sulla falsa credenza della reincarnazione, tutte. Quindi fare yoga o leggere Harry Potter è, diciamo, aprire la porta al diavolo? Porta male, porta al male. In maniera nascosta, in maniera furba, porta al male. E tutte quelle forme poi che uno applica per avere dei poteri più grandi di quelli che sono, ecco che ci sono quelli che fanno magia, quelli che fanno fatture, legature, maledizioni. Quindi le fatture, le legature e le maledizioni hanno un effetto reale? Ah, sì, che se ha un effetto reale. Quindi il diavolo ha potere attraverso questi riguardi. Ecco,
quando sono legate a Satana, se no no. Tanti sono solo dei ciarlatani. Ma come si fa a sapere se un mago è un ciarlatano o è legato a Satana? Il Vangelo ci dà una regola che vale in tantissimi casi: dai frutti si conosce la pianta. Quindi uno, se vuole, non so, vado da un cartomante anche solo per curiosità, eccetera, uno prima si informa che tipo è, qualcuno che c'è già stato, che effetto ne hai avuto, buono, cattivo, eccetera. Uno si fa un'idea di che cosa uno non è può bene fare. Comunque evitare i cartomanti? Non è bene comunque evitarli, anche se sono ciarlatani, comunque certo, è sempre una forma di superstizione. No, uno lo fa magari da un cartomante, lo fa solo per curiosità, dai, faccio leggere la mano per vedere che cosa mi trovo, solo per curiosità. Boh, è una venialità. Quindi non fa né caldo né freddo. Finché si resta al gioco, né non caldo, è caldo né freddo. O invece che va proprio credendosi sul serio e deciso a fare poi quello che, diciamo, sto tipo strano di veggente gli dice di dover fare. Quello lì è un balordo. Senta, la maggior parte delle persone possedute dal demonio, la possessione appunto quella che lei cura, diciamo, sì, attraverso gli esorcismi, sono persone profondamente religiose. È difficile trovare un ateo che viene posseduto dal demonio. No, il demonio può possedere tutti, e la possessione diabolica, i mali malefici, ci sono più nel mondo pagano che nel mondo cristiano. Ma lei è capitato spesso di esorcizzare persone atee che non credevano in Dio e non credevano nel diavolo? Dunque, io ho esorcizzato anche dei maomettani, degli induisti, naturalmente, non chiedo a nessuno di cambiare religione. No, io parlo proprio di atei, cioè persone razionaliste, diciamo, non razionaliste. Perché comunque l'induismo, anzi, è una religione anche molto superstiziosa. È difficile che vengano da un prete, è difficile. Comunque, se un ateo viene da me, io prima di tutto gli dico: io le benedizioni che le do nel nome di Gesù Cristo, quindi prima lei si informi chi è, si informi chi è. Okay. È più soggetto, è più a rischio una persona religiosa e che comunque crede in Dio e crede nel diavolo, è più soggetto a possessione, o una persona appunto totalmente razionale che si disinteressa completamente al diavolo? Esatto, una persona è molto più a rischio un irrazionale. Quando uno è vicino a Dio, quando uno prega, è protetto da Dio, non c'è da avere nessuna paura, non c'è da avere nessuna paura. Sono casi rarissimi e potremmo vedere quali sono i 4 casi in cui si può cadere in mali malefici. Fare presente però che i mali malefici sono tanti e di gravità diversa. Il male malefico più grande è la possessione, quando sembra che ci sia uno spirito che agisce nell'uomo dandogli una forza superiore, una scienza anche delle lingue, una conoscenza di cose occulte, eccetera. I casi più famosi di possessione diabolica. C'è la vessazione quando il demonio dà dei disturbi senza che ci sia la sua presenza. Da fastidio. Un esempio, Padre Pio è stato picchiato dal demonio tutta la sua vita. Era indemoniato? No, il Signore lo permetteva perché con le sue sofferenze guadagnava le anime. Ecco perché si era un permesso di Dio, e lo vedremo. Poi c'è e queste noi la chiamiamo vessazioni, possessioni, vessazioni. Poi c'è l'ossessione, avere pensieri irresistibili che portano alla demoralizzazione, che portano al suicidio, pensieri invincibili, ossessionanti. E c'è l'infestazione, che io l'attribuisco non alle persone, ma alle case, agli oggetti, agli animali. Già Origene, siamo nei primi secoli del cristianesimo, ci diceva: noi esorcizziamo anche case, oggetti, animali. E come accade che il diavolo entra negli oggetti, entra nelle case? Ci arriveremo. Intanto partiamo dalle 4 cause per cui si può incorrere in mali malefici. 2 non colpevoli, 2 cause colpevoli, ed è importante conoscere per evitarle. Le cause colpevoli. 2 cause incolpevoli. Una prima,
iniziativa del demonio che il Signore permette. È importante dire iniziativa del demonio, perché Dio non ha mai delle iniziative di male e di sofferenze, mai. Tipico il caso di Giobbe. Il demonio che chiede a Dio, ah, per forza quello lì è bravo, tu gli dai tutto, gli dai ricchezza, gli dai benessere, prova un poco. E il Signore gli permette, permettere in luce la fedeltà di Giobbe. Per cui sono casi, prima ho fatto il caso di Padre Pio, il Signore permetteva che il demonio lo picchiasse, perché con i meriti delle sue sofferenze strappasse le anime al demonio. Vessazioni. Vessazioni. Che quindi sono, quindi, anzi, quasi un titolo di merito. Prima causa, il demonio con la permissione di Dio, se no il demonio non potrebbe fare niente. È sempre Dio che guarda. E la possessione invece come accade? La seconda causa, può essere, può dare il demonio, può dare possessione, può dare vessazione, può dare ossessione, ecco, può dare i mali che abbiamo detto prima. Ma perché? Ecco, la domanda è come, chi è a rischio? Secondo quello che misura lui e quello che Dio gli permette. Prima causa, per iniziativa del demonio, permessa da Dio. Sempre a scopi di bene. Ecco perché vediamo alle volte delle persone sante che hanno avuto tanti tormenti da causa del demonio, certo. Perché era iniziativa del demonio che Dio permetteva per la loro santificazione. Seconda causa, incolpevole. Uno può ricevere possessione, vessazione, ossessione, perché è un altro che legato al demonio gliela manda, ossia il maleficio. Maleficio è una parola generica che significa, tutti sono d'accordo sul suo significato, fare del male servendosi del demonio, ricorrendo al demonio. Quindi per esempio il malocchio? Il malocchio, per esempio? Per esempio il malocchio, si è fatto con perfidia diabolica. Quindi esiste il malocchio? Esiste, sì che esiste, però intendiamoci, hai uno che ti guarda storto, non pensare al malocchio, bisogna poi vedere caso per caso, perché sono sempre rari questi casi di intervento grave del demonio, ma è possibile che uno sia vittima di un maleficio e Dio permette... che può essere dato in uno di quei modi che abbiamo detto, fattura, legatura, voodoo, macumba, eccetera, malocchio, maledizione, tutte forme di maleficio. Per esempio, vi faccio l'esempio di un maleficio proprio per maledizione. Non è successo a me questo caso, è successo al mio grande maestro Padre Candido. Una famiglia di contadini erano riusciti a fare laureare una loro figlia. Questi contadini, avere la figlia laureata, aveva dato a loro la testa. Oh, non era più una persona normale. Quando si sono accorti che sta figliola si era innamorata di un operaio, non ne volevano sapere. L'hanno combattuta con tutte le forze. Quando proprio hanno visto che non c'era niente da fare, hanno fatto finta di rassegnarsi. Il giorno delle nozze, la messa, il pranzo, durante il pranzo il papà con un sorriso chiama la figlia, vieni che ti ho da fare una confidenza, la chiami in una stanza a parte, sci maledetta tu, sia maledetto tuo marito, siano maledetti i tuoi figli. Una maledizione studiata, pensata nelle parole, nel momento scelto, quindi veramente suggerita dal demonio, senza bisogno che sia andato da uno schiavo del demonio a far fare la maledizione, come molti fanno. E ha avuto effetto? Pagano il mago, lo stregone, perché faccio un maleficio a quella persona là, dicendo anche gli scopi che vogliono. Per esempio, perché si divida dal suo fidanzato e si innamori di me.
casi che succedono. E hanno effetto? E avvengono, hanno effetto. Cioè gente che si separa perché qualcuno gli ha fatto maleficio? Comunque sia, mi diceva padre Candido che sta povera famiglia ha avuto guai di tutti i generi, quindi sta maledizione paterna ha attecchito, altro che, e nonostante tutta una serie di suoi esorcismi, i vantaggi erano minimi, minimi, non riusciva a togliere questa maledizione. Questo per dire che col demonio non si scherza. Quindi non basta. Specie poi quando qualcosa viene fatto da consanguinei. Come? Notiamo subito la parte positiva. Hanno grande efficacia le benedizioni dei genitori sui figli. Altro che se hanno efficacia. Oh, tutte le case russe avevano l'angolo sacro, quando uno partiva per esempio militare sempre riceveva la benedizione dei genitori, nei casi importanti, se avete presente l'opera della Traviata, no scusate, l'opera di oh, non mi viene neanche, mamma quel vino è generoso, la... ah, hai ragione. No, andiamo. Hai ragione. Comunque sia, prima voglio che effetto, tu mi benedica come quel giorno che partì soldato, la famosa romanza. Quindi hanno effetto le benedizioni, ma anche le benedizioni. Sì, della cavalleria rusticana. Ma come allora, la fede e la preghiera da sole non bastano quindi contro i maleifici? Come ci si può difendere da queste maledizioni? In genere sì, qualche volta è possibile di no. Perché, come dicevo prima, io pago un killer perché uccida uno, Dio non è tenuto ad impedirlo. Non è tenuto ad impedirlo. Ci ha dato la libertà per cui io posso fare del male a me stesso e del male agli altri e Dio non me lo impedisce. E guardate le guerre, ma non sono tutti mali immensi e Dio non le impedisce. Quindi, guardate che siamo continuamente in regime di guerra, anche adesso. Mentre parliamo, tante zone della... E perché Dio non lo impedisce? E si ammazzano. Perché Dio non ha impedito i divorzi? Voi sapete che solo in Italia, dal 78 ad oggi, dico l'aborto, gli aborti sono stati più di 8 milioni. Più di 8 milioni. Quelli registrati, poi ci sono gli aborti clandestini. Ma quelli registrati, più di 8 milioni di aborti. Però come ci si difende allora da un maleficio? Come ci si difende da chi con ci vuole preghiera, male? Uno con la preghiera, con i sacramenti, se non basta neanche eccetera. La preghiera e in genere è sufficiente, in genere è sufficiente. Non è che sia infallibile. Certamente che nulla viene senza che Dio veda, senza che lo sappia, e pensa a lui a regolare le cose. Le due forme colpevoli, se uno si dà a pratiche di occultismo, sedute spiritiche, frequenza magica, automatica, eccetera. Ma ci sono per esempio, non tutti, intendiamoci mai generalizzare, delle discoteche in cui l'itinerario è pressoché d'obbligo. Prima l'alcol, poi la droga, poi il sesso e poi la setta satanica. Un itinerario pressoché dove uno incomincia lì e va a finire là, se non riesce a troncare prima. Se non riesce a troncare prima, può darsi che riesca anche a troncare prima, ma se no questo è l'itinerario, per così dire, d'obbligo. È possibile che ci sia, appunto, per esempio questi diavoli che si impossessano, che danno fastidio, possono anche girare, che ne so, in una stanza come questa liberamente? Ce lo dice San Paolo. Siamo continuamente avvolti dai demoni. Quindi, la nostra lotta non è contro persone di carne e sangue, ma contro gli spiriti del male che ci circondano nell'aria. Dice, si esprime così San Paolo. E lei, il Concilio, che per 18 volte nei documenti del Concilio si parla del demonio, cita anche questa frase di San Paolo.
Siccome non abbiamo, la nostra lotta non è contro creature di carne e sangue, ma contro gli spiriti maligni che si avvolgono nell'aria. Addirittura sono spiriti, notate però, anche qui, sono spiriti, noi usiamo un linguaggio adatto a noi, si avvolgono nell'aria. In realtà sono al di fuori di quei due limiti fondamentali della condizione umana, spazio e tempo. Ma lei, sono al di fuori. Lei li sente, li percepisce? Li riconosce anche in contesti normali come no, questo? No, no, è impossibile. Sono puri spiriti. Con gli occhi vedo niente. Quindi soltanto quando si impossessano di... niente. Solo quando si impossessano di qualcuno. Io vedo le reazioni di uno dell'uomo. Posseduto dal demonio e dico, qui dentro c'è il demonio, ma non vedo niente. Non vedo niente. E qual è il segnale inequivocabile per cui lei capisce che c'è il demonio in quella persona? È l'effetto dell'esorcismo. Già i sintomi che mi vengono riferiti prima, e sono tanti. Vi faccio un esempio che è capitato a me. Una famiglia numerosa, buona, praticante, eccetera, eccetera. Un giovanotto, un giovane, a un certo momento, incomincia a bestemmiare, a non andare più in chiesa. Tutte cose che invece faceva prima con i suoi, eccetera. E i genitori si insospettiscono. Una volta a tavola la madre scodella la minestra e il papà, mettendosi un cucchiaio di minestra in bocca, pensa Ave o Maria, solo l'inizio. Di scatto sto ragazzo si alza in piedi, papà smettila! Cari miei, non è una cosa umana. E allora dice qui, e allora esorcismo. Con l'esorcismo uno vede le reazioni, se una persona mi va in trance, se con una persona incomincio ad avere il dialogo con demonio. Naturalmente il rituale degli esorcisti dice le domande da fare e le domande da non fare, mai domande di curiosità. Però la prima cosa che chiedo, come ti chiami? Per il demonio è già uno scoprirsi, il demonio cerca sempre di nascondersi. E glielo dice invece. Cerca sempre di nascondersi. Dire il suo nome è già un manifestarsi, è già una sconfitta, una prima sconfitta. E perché glielo dice allora? Ah, lo dice, perché lo costringono nel nome di Cristo. Sono più forte io e lui. Come si chiamano di solito? Ci sono quelli, diciamo, di carattere biblico che sono i più forti. Satana è il capo di tutti. Poi Lucifero, notate, Lucifero è di tradizione, nella Bibbia mai viene nominata la parola Lucifero, non esiste nella Bibbia. E le è capitato che qualche diavolo si è manifestato come Lucifero? Per me è il vice di Satana, Satana è il capoccio. Poi Asmodeo lo troviamo nel libro di Tobia, Asmodeo lo troviamo spessissimo, è un nome forte. Poi hanno tanti nomi, anche sciocchi, tipo? Isbo, ho un demonio fortissimo che ha posseduto una sposa di Piacenza, la famosa liberazione della possessione di Piacenza, e uscirà un mio libro ai primi di febbraio o fine gennaio, in cui tra l'altro racconto questo episodio perché è stato documentato, allora non c'era il registratore, però questi frati di Piacenza, c'era il frate esorcista, un suo confratello che era stenografo, e allora ha stenografato tutti i dialoghi tra il diavolo e l'esorcista. Cioè, è una storia interessante. Il nome è stupido, Ismo, però una potenza a tal punto che a una cui aveva detto che assisteva sempre agli esorcismi, te la farò pagare, dopo qualche mese è morto. E anche al vescovo che ha dato di Piacenza, che ha dato il permesso di fare gli esorcismi, è morto entro l'anno. Altri nomi strani? Guarda, il libro Pregate, 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 porta pagine di nomi di diavoli, questo per questo, questo è diavolo, tutte balle, tutte storie. Molte volte sono nomi che un,
un incontro in una persona posseduta, poi non si rincontrano mai più. I diavoli, anche gli angeli, non hanno nomi. Gli angeli hanno un nome che viene loro dato in base a quello che hanno fatto, per cui sono pochissimi, conosciamo solo i tre nomi, certo, degli arcangeli, Michele, Gabriele, quindi Raffaele, questi nomi che le dicono i diavoli, perché ci sono nella Bibbia, se no non hanno nomi. E quindi questi nomi che le danno quando lei li interroga sono falsi? No, si è attribuito in quel momento lì, viene attribuito quel nome, quindi sono nomi veri ma non stabili. Ah, quindi non sono sempre gli stessi, no, che girano? No, non sono sempre gli stessi, sono un'enormità, i diavoli. Lei si è mai spaventato a morte durante l'esorcismo? No, mai, perché io so che sono con Gesù Cristo, sono più forte io del diavolo. Quindi è il diavolo che c'ha paura di lei? Sì, è il diavolo semmai che ha paura di me. Oh, sì, è il diavolo che ha paura di me, però fa il gradasso, eccetera. Non ha nessuna importanza, È qualcosa che l'ha colpita, che l'ha sconvolta comunque durante l'esorcismo? C'è stata una cosa che veramente no, non si sarebbe aspettata? Mi è capitato di avere dei momenti di apprensione, mi è capitato solo di avere bisogno alle volte, quando era vivo il mio grande maestro, del suo consiglio per qualche caso difficile. Per esempio, avevo una posseduta dal demonio che quando la esorcizzavo diventava rossa, si gonfiava il collo, le vene, era malatissima di cuore. E io avevo paura a fare gli esorcismi, dico, questa mi muore, urlava fortissimo. Dico, ma questa mi muore durante l'esorcismo? Allora ho chiesto a lui, che anche lui l'aveva esorcizzata, che devo fare? Vai avanti, stai tranquillo, non succede niente. Ho avuto qualche caso, non di apprensione, ma di paura per la persona che avevo, che con l'esorcismo potesse ricevere del male. Perché a volte è pericoloso l'esorcismo. Ci sono stati anche casi di persone che sono morte durante l'esorcismo, processi. No. C'è solo un caso di una che è morta, una tedesca. Germania. Il caso famoso di Annalise, che è morta in Germania, non durante l'esorcismo, ma durante il regime di esorcismi. Per cui i tedeschi, che già erano contrari agli esorcismi, si sono spaventati, non ne hanno più voluto sapere, perché i genitori e gli esorcisti sono stati indagati dalla magistratura e condannati con beneficio di eccetera. E secondo lei quel caso era un esorcismo? No, era poi sono andati a fondo, la ragazza è morta per tutt'altra causa. Gli esorcismi non c'entravano affatto. Ma no, dico, secondo lei quel caso, lei era davvero posseduta oppure è stato un errore? No, secondo me era posseduta, ma è morta per malattia. Accertata per malattia, certo. Uno non muore per possessione. Una volta mi hanno chiesto, se uno è posseduto dal demonio e muore, dove va? Nel pianto del paradiso. È come se uno muore malato, c'è una malattia naturale e una malattia soprannaturale. Quindi non è un peccatore in sé il posseduto. Perché teniamo conto, questo è importante dirlo, il demonio può possedere solo i corpi, mai le anime. Le anime le possiede facendole cadere nel peccato mortale, allora sì che possiede l'anima, ma se no può possedere solo i corpi, non le anime. L'anima è di Dio. La vendita, esiste davvero gente che vende l'anima al diavolo? È possibile vendere la propria anima al diavolo? Purtroppo sì, gente che si consacra a Satana. Ho bruciato delle consacrazioni a Satana, scritte col sangue e sempre più o meno uguali. Satana, io sono tuo, appartengo a te in questa vita per l'eternità, adoro solo te, dammi. E lei bruciando dammi questa ricchezza, dammi successo, dammi piacere. Così. E lei può anche annullare questo tipo di trattamento? No, io la posso bruciare, però deve quello lì fare un atto di annullare, liberarsi dalle grinfie di Satana quando uno è stato preso per sua volontà. È dura, ci si riesce, ma è dura, ci vuol tempo. Quando ha fatto il suo primo esorcismo? Nell'86. Oh, lo ricordo, i primi esorcismi, mi ricordo, nell'86, sono 25 anni. Il Signore vi benedica, vi do una benedizione e vi mando a farvi benedire.